Oggi parliamo del genere femminile. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare, ti ricordo, come sempre, che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon, dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Nello scorso episodio abbiamo parlato della distinzione fra genere reale e genere grammaticale. Il genere reale corrisponde al sesso di una persona o di un animale. Per esempio, amica e amico, la prima è una donna, mentre il secondo è un uomo. Il genere grammaticale, invece, è una convenzione. Non c'è nessuna ragione per cui la penna è femminile e il sole è maschile. Non c'è una logica, non c'è un perché. Esistono però dei gruppi, delle categorie. Stiamo parlando di gruppi che sono stati creati a posteriori dai linguisti. Non esistono delle regole, quindi ci sono moltissime eccezioni. Ma la maggior parte dei nomi che vedremo fanno parte di queste categorie. Oggi vediamo le categorie dei nomi femminili. Cominciamo dalla prima, ovvero i nomi dei frutti. Abbiamo visto che gli alberi sono maschili, mentre i frutti sono femminili. La banana, la pera, la pesca. La seconda categoria è quella delle scienze, delle idee e delle discipline. La filosofia, la grammatica, la storia, la geografia, ma anche idee come la libertà, l'amicizia, la giustizia. La terza categoria è geografica. I nomi di città, regioni, stati, continenti e isole. La Sicilia è un'isola molto bella. L'Africa è gigantesca. La Francia confina con l'Italia. La Lombardia è stata colpita dal virus. Ovviamente ci sono delle eccezioni, per esempio il Veneto, una regione maschile. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi puoi seguirmi su Facebook, Twitter e Instagram. Ci sentiamo domani. Ciao!